Le notizie sul mondo dell'auto si sa sono tantissime, ma in questo nuovo format cercheremo di far venire a galla le notizie principali degli ultimi giorni. Pronti? Via! Se l'auto elettrica è diventata una realtà e sarà sempre più diffusa, la moto elettrica ha ancora un po' di strada da fare. Ad ogni modo abbiamo provato la Zero DSR, abbiamo cercato di capire come funziona e come va nel nostro HD test, dove troverete tutte le impressioni dopo la nostra prova. Tornando alle quattro ruote, però non è mancata la potenza pura, quella dei 1000 cavalli della Mazzanti, anzi la 1000 cavalli di Mazzanti, la vedremo dal Parco Valentino dall'8 al 12 giugno prossimi. C'è poi anche la Ferrari 458mm speciale, un capolavoro realizzato dal centro stile di Ferrari per un cliente inglese. Non perdetevi le foto nella nostra gallery perché sono veramente uno spettacolo. Per quel che riguarda McLaren, circolano in rete le foto della nuova 688HS. Manca ancora l'ufficialità. Appunto, queste foto sembrano confermarlo. Non si sa ancora quando arriverà, ma dovrebbe arrivare una versione più estrema delle 675 LT, ma decisamente più spostata alla pista. Invece, il debutto della GLB, il nuovo crossover di Mercedes, basato sulla classe B, dovrebbe essere decisamente più vicino al debutto, visto le foto dei muletti su strada con pochissime camuffature a bordo. Tra le altre notizie arriva poi la conferma della fusione tra Mahindra e Pininfarina. 150 milioni entrano nelle casse della storica carrozzeria torinese e già si inizia a parlare di piani per il futuro, tra cui il concept ad idrogeno H2 Speed presentato in occasione del Salone di Ginevra. Questa settimana ha visto anche il ritorno di Top Gear con la 23ª stagione. In studio c'era Gordon Ramsay, cliente affezionatissimo di Maranello, ha portato la chiave della sua, la Ferrari Spider. Si sapeva già del progetto, ma durante l'articolo vi faremo capire che cosa potrebbe esserci di nuovo con questa scelta. Siamo arrivati alla conclusione di questo format che speriamo vi piaccia, fateci sapere cosa ne pensate, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, condividete quello che volete, ma continuate a seguirci su hdmotori.it e su tutti i nostri canali social.